No. Bene, bene, bene. Allora, a tutti una buona giornata. Come vi dicevo prima, abbiamo degli ospiti in studio. Io non so se dalla. Abbiamo degli ospiti in studio. Parlavamo del presidente Gaetano Pace. Eccolo qua. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Ecco, presidente Gaetano Pace dell'associazione Amici di Raffaele, giusto? E sì. Poi abbiamo. L'altro ospite che è Tony Giuffrè, presidente del GAM. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno, siamo qui con loro per parlare di un argomento importante. Intanto lunedì, quindi domani, 14, ci sarà il convegno sulla sicurezza stradale, strada statale 106 Ionica, che si svolgerà giorno 14 dicembre 2015 alle ore 16 presso la sala multiculturale ex Mercato Coperto a Merito Porto Salvo. E di questo direi che diamo inizio, diamo la parola al presidente Gaetano Pace, che parleremo appunto di questa manifestazione. Prego, presidente. Intanto tutti, buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori, buongiorno a Radio Studio 95, ringrazio a voi per la disponibilità che avete sempre per questa nostra problematica e ringrazio naturalmente tutta la cittadinanza che ci sta seguendo in questo importante convegno che andremo a fare domani, che iniziamo la giornata. Magari adesso spiegherà Tony la giornata iniziale, che si parte dal comune di Rocuti con una santa messa che è dedicata a tutte le vittime della strada, dove ci sono Don Giovanni Zampaglione che celebrerà la santa messa. Ci saranno anche l'amministrazione comunale con il sindaco Meduri alla santa messa e il sindaco Zavettieri. Ecco, intanto io vorrei che inizia il presidente del gruppo Gamba Conciatore per la giornata come viene svolta di mattina. Poi magari dirò io. Esatto, poi magari parleremo, perché ci sono tante personaggi, tante cose. Al nostro. Ecco, intanto abbiamo aperto questo discorso importante per questa manifestazione che si terrà appunto, ricordo, domani, giorno 14 dicembre, dalle ore 16 presso l'ex Mercato Coperto. Mentre con il presidente del GAM, Tony Giuffrè, parliamo di quello che poi si andrà a vivere durante la giornata di domani, ecco, presso la sala, tutto quanto. Ecco, di questo ne parla appunto il presidente Tony Giuffrè. Grazie Pippo. Vorrei ricordare che, come ha detto Gaetano Pace, è la terza edizione che facciamo di questa giornata di beneficenza in ricordo del nostro amico e collega Raffaele Caserta. È sempre una giornata che ci regala noi tutti, e io in particolare, perché eravamo assai amici, delle emozioni, delle sensazioni, vivere nel ricordo e portare il ricordo di Raffaele. E dicevo che è la terza manifestazione. Vorrei ringraziare tutte le associazioni che ci sono a Melito, che hanno aderito per portare i ragazzi, e lancio anche un appello a quelle persone, anche famiglie, se hanno bisogno domani di venirci a trovarci, che noi ci siamo. Quindi l'associazione GAM farà anche questo, quindi si dona insieme all'associazione Amici di Raffaele Caserta, facciamo dei servizi di beneficenza sull'acconciatura ai diversamente abili, le gente assistita, anche presso le strutture. Andiamo infatti, il nostro personale andrà anche all'ospedale Tiberio Eulide. Vorrei ringraziare il direttore sanitario, che è sempre una persona disponibilissima, per il permesso a accordarci. Quindi questo che si svolgerà la giornata di domani? Sì, tutto di domani. Quindi, ma state pensando anche a fare un servizio anche a domicilio nel futuro, poi soprattutto per i disabili, per quelli che non l'avete pensato? Cioè. Sì, ma no, noi già come GAM abbiamo dato la disponibilità alle varie associazioni, quindi il nostro personale, quando è chiamato,
Ecco, sempre. Fate anche questo, sì. Quindi questo vi fa veramente tanto onore per il lavoro che fate, il servizio che svolgete, soprattutto per i disabili. Che altro dobbiamo aspettarci domani, Presidente? Cioè, nel corso della giornata. Sarà una giornata emozionante, cercheremo di donare un sorriso a chi è meno fortunato di noi. Quindi l'invito che vi facciamo sin da adesso è: venite domani dalle ore 16 presso l'ex mercato coperto. No, perché... dalle ore 9 la mattina, questo. Ecco, sì, sì, vabbè. Ah, quindi inizia, chiedo scusa, quindi lunedì 14 2015 dalle ore 9. Ecco, con il GAM, sì. Ecco, e poi dalle 16 c'è il convegno. Ecco, ho fatto un errore io stamattina. Infatti volevo specificare, sì, quel discorso dell'orario, perché siccome dobbiamo poi attivarci per il convegno, certo, che l'orari dovrebbero essere fino alle 2, 2:30, sì, come taglio di capelli per il servizio dei parrucchieri. Subito dopo noi partiremo con il convegno, ci dobbiamo organizzare perché siccome è la stessa sala multiculturale dell'ex mercato coperto, dove gli dobbiamo fare degli spostamenti per iniziare il convegno. Ecco, che questo giustamente lo dirà anche Tony, sì, e sì, l'orario importante, che non vengono dopo delle 3, che non è possibile poi effettuare. Bene, il servizio. Allora, per essere chiari, mettiamo un po' d'ordine perché ho fatto io un po' di confusione. Dalle ore 9 domani, la giornata di domani, dalle ore 9 alle ore 14:30 il GAM è lì a disposizione un po' di tutte le persone, non solo delle associazioni ma di tutte le persone, ma di tutte le persone, esatto, che esatto. Quindi non andiamo oltre l'orario, anche perché poi si deve preparare, appunto, come diceva il presidente Gaetano Pace. Allora, maschile e femminile, quindi mi raccomando, anche le donne possono partecipare, prendere parte. Però prima di congedare, perché abbiamo poco tempo, ecco, prima di congedare il presidente Tony Giuffrè del GAM e poi anche Gaetano Pace, volevo chiedere, c'è stata lo scorso anno la seconda, mi pare, edizione, no? Le sfilate GAM, sì. Ecco, ci state pensando adesso per quest'anno, l'anno che arriva, state pensando di farne la terza edizione? Guarda, ancora non ne abbiamo parlato. Io personalmente non lo so. Vedremo, ci confronteremo prima all'interno del gruppo e poi anche con l'amministrazione, che è giusto col sindaco Meduri, perché l'anno scorso lui ha preso un impegno ben preciso, che sarebbe stata la manifestazione di punta dell'estate 2016. Vedremo se ci sono le possibilità, la faremo sicuramente. Comunque devo dire che una manifestazione del genere, che ha avuto veramente un riscontro straordinario, tantissime persone, cioè voglio dire riuscitissima, organizzata in maniera efficace, devo dire che non può non ricordarsi quel sindaco della promessa fatta, c'eravamo anche noi con le telecamere, no? Quindi me lo auguro, perché ecco, le cose che funzionano bisogna ripeterle, farle, poi magari con l'esperienza ci si organizza ancora meglio. Avevamo pensato anche prima di cambiare la location, vediamo. Però senta Presidente, io la vedo un po' così, non sicuro. No, so che ci sono tante cose da fare, però voglio dire, insomma, dobbiamo parlare tra di noi e poi confrontarci con l'amministrazione. Se c'è il supporto, penso problemi non ci saranno. Per voi non esiste il problema? No, no. Quindi, come non è esistito quest'anno. Ecco. Però che ci sia maggiore collaborazione, questo sì. Ecco, perché il Presidente del GAM collaborare, chiede, voglio dire, chiede collaborazione, certo, ma è giusto, anche perché poi non è una grande, una manifestazione abbastanza intensa, e quindi c'è bisogno di collaborazione, c'è bisogno di aiuto, no? Esatto. di tutti, perché è giusto che sia così. Niente, va bene, noi aspettiamo che lei insieme allo staff del GAM possa sicuramente prendere un accordo con l'amministrazione comunale, che ci sia la collaborazione.
la cosa più importante è la base principale, collaborare per il bene di tutti. Per il bene di tutti, dai, effettivamente, anche perché voi perdete un sacco di tempo, no? C'è veramente da lavorare, da fare, però lo fate semplicemente perché vi piace, ci piace farlo. C'è passione il nostro lavoro. E diciamolo che di guadagno non ce n'è, insomma. Anzi, diciamolo pure. Tutt'altro. Ecco, forse sì. Uno pensa che quando si organizza una manifestazione tra le dicerie, ma sono solo chiacchiere. Solo chiacchiere, io posso capirlo. C'è tempo perché... sacrificato anche alla famiglia. Esatto, esatto. Perché non è facile non poi è facile. Organizzare una cosa del genere, le sfilate, insomma, tutto quello che abbiamo visto, che noi vi abbiamo fatto vedere anche con le nostre telecamere. Va bene, me lo auguro, caro Presidente. Vorrei ringraziarvi ancora una volta a voi di Radio Studio 95, a te Filippo Pellicone, per la disponibilità data. Noi, per noi è un piacere avervi ospiti. Un saluto ai telespettatori. Grazie Tony, perché siete veramente delle persone eccezionali, poi siete professionisti seri, e questo ve ne dobbiamo dare atto. Presidente, prego. C'è un piccolo difetto, se ne va azzurro comunque. Ecco, guarda, mi hanno regalato il cappellino, insomma, dell'Inter ieri sera. La finale di Toni. Juventino. Avete giocato in 13. Vabbè, insomma, ogni tanto giochiamo anche noi con qualcuno in più, insomma, voglio dire, sempre in 11, in 10, voglio dire. Adesso. Allora, Presidente Gaetano Pace, Presidente dell'Associazione Amici di Raffaele. Allora, parliamo di questo convegno. Sì, importante. Allora, questo convegno è stato voluto dall'Associazione Amici di Raffaele Caserta. È un bel po' che ci stavamo pensando, ci siamo riusciti, sperando che esce una giornata molto importante. E ringrazio veramente tutti quelli che hanno collaborato per questa riuscita di questo convegno. Ringrazio soprattutto in particolare l'amministrazione comunale, che si sono messi tutti a disposizione di questo importante convegno. Questo convegno, dove ci saranno ospiti importanti come funzionari dell'ANES, polizia, carabinieri, finanza, tutto quello che può, associazioni, basta vittime della strada, Giuseppe Salamone come segretario dell'osservatorio. Ci saranno delle persone molto importanti, dove si discuterà della problematica della nostra 106, ma soprattutto sul nostro territorio. Io le ringrazio per la loro disponibilità che hanno manifestato in questo importante. Ci sarà anche il presidente della provincia Giuseppe Raffa, ci saranno tutti i sindaci dell'area greganica, sperando che ci siano parecchi, soprattutto quelli che sono interessati in questa problematica. E naturalmente ci sarà anche il nostro Vincenzo Crea dell'Ancadic di Lazzaro, con la sua straordinaria collaborazione, che ci sta dando una grossa mano per segnalare tutte queste problematiche della 106. Quello che noi chiediamo e speriamo che domani uscirà da questo convegno molto importante, che uscirà un documento dove si dice quello che si deve fare in questa 106 per metterla in sicurezza. E la cosa che io voglio raccomandare a tutti quelli che dovrebbero intervenire a questo intervento, di rimanere sul tema della sicurezza stradale. Qua non c'è né politica né cose che interessa a nessuno. Qua la cosa è deve interessare un po' tutti, sia per la sicurezza, sia per la sicurezza di chi viaggia sulla 106. Naturalmente, certo, questo è molto importante. Si deve discutere, soprattutto. Ma a che punto siamo? Grosso modo, velocemente. Ma a che punto siamo? Noi abbiamo fatto delle parecchie segnalazioni, dove lo manderemo un video e spiegheremo più dettagliatamente di quello che abbiamo segnalato, di quello che abbiamo ottenuto. E naturalmente qua devo ringraziare anche l'ANES di aver accettato tutta la documentazione che noi abbiamo presentato, la pericolosità di questa 106, e ne diamo atto veramente, le ringraziamo. Naturalmente i problemi ci sono sempre con il discorso che non ci sono i fondi, però su questo noi ci stiamo lavorando su, per vedere
di almeno le cose più importanti, come l'illuminazione che abbiamo parlato tante volte, abbiamo discusso tante volte, non chiediamo né le cose astronomiche, noi chiediamo le cose più semplici che si possono attivare con pochi soldi, nel senso, se noi chiediamo l'illuminazione sulla 106, chiediamo una cosa molto, molto semplice da attivarla con un po' di buon senso, un po' di buona volontà, si potrebbe ottenere. Certo. La rivisitazione di diverse rotatorie dove sono successi ultimamente anche altri incidenti, non l'ultimo incidente che è quello là che avete visto, l'ultimo a San Lorenzo, perché non c'è una segnaletica adeguata alla 106 nostra. Quindi si chiede sicurezza sulla 106. Naturalmente, scusa Filippo, che ti lascio parlare, naturalmente noi in queste denunce che noi facciamo mettiamo sempre e prima cosa la velocità, di stare attenti, certo. Perché è una strada che non si può permettere di camminare non più di 60-70 km orari, esatto. Perciò noi la sicurezza la mettiamo sempre il primo atto, perché qualcuno, scusate che mi permetto di qualcuno dice sì, ma se tutto questo succede per la velocità, va bene, noi la prima cosa che mettiamo in base la velocità, bisogna andare piano e bisogna stare sempre attenti, sicuramente, certo, il limite di velocità è molto molto importante. Bene, questo vi fa veramente onore, ecco, perché da tanti anni adesso che state lottando per la sicurezza della 106. Domani questo convegno, appunto, sulla sicurezza stradale 106 Ionica, importante, che si svolgerà appunto dalle ore 16 presso la sala multiculturale ex Mercato Coperto. Partecipate, perché è giusto che anche voi possiate collaborare, anche magari anche il pubblico può intervenire, certo, giusto? Certo, ci saranno gli interventi del pubblico, che esatto. Naturalmente che vogliono un'iniziativa, una sua idea. Noi benissimo. Siamo qua per accettare tutto. Esatto, quindi mi raccomando, fate un bel gruppo di persone, spargete la voce eventualmente, ecco, per chi non ha seguito questa trasmissione questa mattina. Allora, riepilogamo, domani mattina, ecco, dalle ore 9 sino alle ore 14:30, il GAM, il presidente Tony Giuffrè, con tutto lo staff del GAM, sarà lì presso il Mercato Coperto, ecco, per fare questa acconciature di beneficenza, ecco. Naturalmente mi aveva promesso il sindaco che è presente anche lui al taglio di capelli. Quindi posso venire anch'io, colgo l'occasione, nel senso. No, invitiamo anche l'amministrazione, tagliamo i capelli a tutti. Il sindaco mi ha promesso che vuole il taglio di capelli gratuito, la barba la fa a casa, però il sindaco deve pagare, il sindaco. Va bene, quindi dalle 9 alle 14:30 con il GAM, e poi mi raccomando, non oltre questo orario, e dalle 16 in poi con quello che ha detto il nostro presidente Gaetano Pace. Grazie per il vostro intervento. Quindi ci auguriamo che domani possa essere veramente una cosa. Grazie a voi, grazie a tutti voi, grazie naturalmente agli ospiti che vengono in questo convegno. Grazie a tutti voi per la vostra straordinaria collaborazione. Voglio ringraziare in modo particolare il vostro direttore, il vostro Bruno Taverna, per la sua grandissima disponibilità e sensibilità in questo nostro lavoro che stiamo facendo. Bene, grazie al presidente Tony Giuffrè del GAM, grazie al presidente Gaetano Pace, amici di Raffaele. Noi ci fermiamo adesso con una breve canzone.